25 agosto 1984. Muore a Los Angeles il giornalista e scrittore Truman Capote. Giovanissimo, entra a far parte della redazione del New Yorker. Personaggio eccentrico, come scrittore raggiunge ben presto il successo con A sangue freddo, con il quale inaugura il genere del romanzo verità. È autore anche di Colazione da Tiffany, reso celebre dalla trasposizione cinematografica di Blake Edwards, con protagonisti Audrey Hepburn e George Peppard.